accidenti che gambe. Vuoi vedere anche a me? Prego, signor direttore. Manca più di mezz'ora alla fine della lezione. Si vede che il mio orologio non funziona. È la vostra testa che non funziona. Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà. Coscienza e serietà. Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh? No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti. Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh? Proprio bella. Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orezzando omaggio floreale personalmente alla signorina... Alla signorina Laura, ho capito, va bene. Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta? Lo penso anche a voi. Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti? Non so. E credete che uscirà la signora Laura oggi? Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati. Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura. Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo? Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà. E come farete? Ditecelo, professore. Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite. A che cosa alludete? Al cinematografo. Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo. Appunto. Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione? Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice. Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni. 5, prego. 5 milioni. Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate. Il marchese di Montalto, infatti. E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro. Esatto. Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare. Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berti. Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo. Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è? È un piccolo reumatismo. Divina, celestiale,
paradisiaca radiomarellica. Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo. Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto. Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori. Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie. E auguri, eh. Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli. Grazie. Il mio collaboratore. Signori... Mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse. Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che... Scusate. Che volete? Mi avete fatto chiamare. Ah, sì. Un tè? Preparateci il tè. Dei miei fiori che adornano la vostra cabina. Ma sì, certo. Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate. Ma sì, parlavate di ponti. Ci voleva un sorso di cognac. Chiamano un sorso? Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui? Male. No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare. L'amore. L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore. Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro. La signorina Laura? Sì, sì, ed essa. Ed essa. Ed essa. È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere. Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh, ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro. Accidenti, come sei innamorato. Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto. Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno. Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani? Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni? Ma allora è spedizioniere. Ma va all'inferno. Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne. Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora. Ma tu mi aiuterai, vero? Io? Non sei mai stato innamorato? Per carità, non tocchiamo certi tasti. E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami. Come io dovrei? Sì, decapitarmi. Senti, non insistere, sarà per un'altra volta. No, avanti, su, decapitami. Va bene, ti aiuterò. Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati. Agatino, luogo della spedizione Smith. Molto bene. Ah, che suole. E io, Totò, professore di danze classiche. È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
Di che scuola sei? Danze classiche, veramente no, io volevo dire. Voglio dire, sei di scuola francese? Mais oui, naturalement. Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Escoffier? Sì, Escoffier, Che uomo quello, di genio. No, no, di fanteria. Ah, sì. Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo. E te lo lavori tu. A te. Oh. Non ne vuoi? No, basta. E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia! Evviva la geografia! Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù? Ah, che andrà benone, te lo garantisco io. Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio. Senti, ci provi, io ti... Il signor del prezzo! Ragazzi, adunata! Evviva la società geografica! Non facciamo evviva. Aspettare il signor professore! Moderna. Permettete. È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capo. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco. Ma chi me lo ha fatto? Finalmente sei qui, Sei qui. Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini? Ci hai rovinato lo stomaco. Perdonate, signor professore. Perdonarti, perdonarti. Lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece... Africa. Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. La tecnica moderna. E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore. La scuola francese. Lasciami! Oh,
E quello chi è? L'aiuto avvelenatore. Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa. Chi siete? Ditemi il vostro nome. Eh già, io se lo dico voi rimango senza. Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via. Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza. Però questo articolo 385 funziona. Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi... Poi sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male? È un capogiro. Oh, e vi capita spesso? Appena metto piede su una nave. E voi perché fate il medico di bordo? È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia. Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete? Ma chi? Pronto? Morata? Chi è che parla? Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore. Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh? Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia. Anche io. Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia. A me Agatino mi ha spiegato tutto. E che cosa vi ha detto? Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male? Sì. Sono un povero dottore malato. Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia. Forse avete ragione. Che dobbiamo fare? Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo. Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33? Ma perché dovrei dire 33? Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33. 33. 43. 43. 53. 53. 73. 73. Tombola. Tombola. Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica. Aerofagia? Oh già. Questa malattia non la conosco. Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi. Mi spoglio? No, no. Fa male qua? No. Fermo? Fermo? Ma c'è aria. E va bene, un po' d'aria fa bene. Scioccaccio. A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. Cerea, collega. Via i miei fiori, la colombella. Ma la vedremo.
cosa volete? Che fate qui? Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì. Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete? Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il... Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone. Va bene. A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo. Diceva dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura. Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina. Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola. Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare. Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto. Thank you.
avanti. Permesso? Disturbo? Prego. Dormito bene? Sì, grazie. Sognato? No, non sogno quasi mai. Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate. No, è impossibile. Come no? L'ho costruito io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare. Lo so, ebbene? Ci sono queste parole, oceano indiano. Naturalmente. Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh? Buongiorno, signorina Laura. Buongiorno, professore. Le consiglio di diffidare di quell'individuo. È un delinquente della peggiore specie. Possibile. Che c'è? Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già se l'ho dimenticato. Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via! Ah! Sì! Professore, ho trovato la carta che cercavamo. Ah, sì? Ecco il dettaglio del fiume. Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto... a mare, e perciò mi sono adeguato. Ma che altro volete? Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa. Ma voi non fate altro che dimenticare. E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro? Andate via. Sì, signore. Via. Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male. Oh, fantastico. È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto. E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompe funebri. Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì lì, sta per esalare. Dottore! Ha esalato. Thank you.
articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18. Comma 18? Comma 18. Comma 18. Comma 18. In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire! Che c'è? Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante. Ah, sì, Lascia fare a me. Oggi hanno portato a scranocchiare i pesci con le casse della spedizione Smith. Ho appetito che si ritrovano. Butta giù. Dei nostri costumi? Molto bene. Allora possiamo metterci subito in marcia? No, mi dispiace, ma voi non potete venire. Perché? Come Laura non verrà con noi? No, e neanche voi, signora. Oh, è terribile. I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio. Ebbene? Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso. Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio. La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusa. Professore.
Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia! Ah, ma non va così, ferma, aspetta! Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco! Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti? Sì! Andiamo! Pietro, mi raccomando il bramito. Sono morto. Alzati. È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo, tanto lo so che sei una belva. Alzati. Che? A me non mi freghi. Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io. Chi si vede? Mi avete salvato la pelle. Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille. Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle. Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri. Ah, birichino dello scimmiottino. Perché sei venuto qui? C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone. Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte. Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca. Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo. Ma di chi parli? Di lei. Tu volevi. Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire. Io! La grotta no! La grotta no! Lascia fare a me, proverò io il modo. Di non farlo più parlare. Sei tu, che paura. Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh? Sì. Aiutami a togliermi la testa. Sì. Chi ha gridato? Io. Chi è? Avanti. È lei. Ma che cos'è questo? Non riesco a togliere la testa. Ma se è così semplice. Ah, è vero. Grazie. Voi? Voi, cioè io, lui, sì.
Dico... Sì, ho capito, con permesso. Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego? Non troppo. Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli? Quali giocattoli? Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi. Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo. Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale. A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro? Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili. E tutti questi giocattoli, dove li avete visti? Nella grotta. Nella grotta? Sì, sì, nella foresta. Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme. Noi due? Sì. Insieme? Sì, è necessario. Ma dico, io e voi? Ma certo. Voi e me? Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto. Insieme, che gioia. Che c'è? Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco. Chi è che scappa, che fugge? Io, con lei. Ah, la rapisci? È un ratto? No, è lei che mi ratta, capisci? È lei che lo ratta. Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta. C'è. Sono io. Squiglie. Giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Beh, ora sarete più tranquilla, eh? Su, non fate pazzie, salite anche voi. Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli. Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri. Quisquiglie. Fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda! Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh? No, quale paura? Il mio vocabolario non esiste, questo aggettivo sintetico. Aiuto! Per carità, non lasciate la corda! Leone, stanza! Leone, stanza! Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate. E i leoni? No, dove sono? Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni. Ah,
facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi. Oh, grazie. Che rose curiose. Surrogato. Però mi piacciono anche questi. Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro? Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore. Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura. No, niente da temere. Poi la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili. E con i 5 milioni, noi, professore, faremo... Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile. Io ce l'ho una pianta topografica. Allora siamo a posto. Siamo a posto. Consultiamola. Quello che cerco è il mio forte. Dunque, sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo. E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta? Sì, signora. Ma se questa è la pianta di Milano? Lo so, ma sempre piante. Oh. Come faremo ad orientarci? Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola. Ma voi avete la bussola? Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Est. Eccomi! Dottor! Signorina Laura! Thank you.
spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra. Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza? Sono il segno della mia dignità. Ah sì? Ah, qui è segno di dignità. Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te? Non io ti pensavo una cosa così. Vieni, dal grande capo. Prendi gli onori al grande capo. Sì, signore. Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata. Che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna. Capino, tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni. E come mai da queste parti? Me lo domandi, per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith. Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune. Fra due lune? Quel brutto muso? Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmì? In bianco. Lo sai che sono a regime. E che succede? Si mangia, si desina. Si va? Desina, sì. Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce? No, carne. Oggi, carne. Che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare. E perché sei lecito? Suona del silenzio. Si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino. Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Cugian sono stati contratti freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato. Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice. Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso? Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro. No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù. Va bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio. Il grande capo non ti comprende. Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo. P-
Perché siete fuggita? Io non sono fuggita, fui catturata come voi. Che gioia. Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume. Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi. Ed io che credevo. Che cosa? Non niente. Un affare mio. Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male. Grande capo, tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie. Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo. Che mi importa della vita? Me ne rido della morte. Sono beffardo. Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana. Ah, la polinesiana! La conosci? No. Tu conosci a fuori. Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue. Ultimo sangue? Sì. Io non posso. Perché? Sono medico. Sì, sì. Farete 300 passi senza voltarvi. Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri. Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche. Ma sono esigenti questi signori spiriti. Via. Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso. Gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio. Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime. E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là. Ringraziamo i grandi spiriti del bene. Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai. Dove vai? Fermati! Non ti muovere! Sono gli spiriti del male che te lo comandano. Scusate, io non vorrei disturbare.
ma è il cielo che ti manda. Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate? Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza. A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo. Aia! Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu. Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione. Ecco, tieni, amico, questi e te li regala lo scienziato bianco. Scusate, se è illecito... Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace. Come? Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare. Ma io che c'entro? Sacrificheremo te. Ma io sono già tanto sacrificato. I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu, perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole. Sì, papà ci aveva sempre la luna. Morrai! No! Cattivo! Grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua. L'hai detto, o maestro di tutte le magie. O grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni. Partiamo! Salute e pace! Salute, pace e prosperità! Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera! Uomo spregevole tuo, se mi cedi la pallida figlia del ruscello. No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero e 50 frecce. 50 frecce? Ma io sono per il disarmo. Accetti? Accetto. Un momento, io chi non accetto. Il palo ti attende ancora. Il palo? No, il palo, sciò, a me, no. È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello? Oggi stesso. Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello? L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco. Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze. Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno. No,
lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero? Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura. Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui. C'è anche lo specchietto. Oh, è proprio lui. Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa. Adesso morrai. Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole. Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe. Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole. Zegole, pinzellacchere. Sì, ringraziate il Barba Nera. E ora da mio padre. E Agatino, entrambi. Andiamo. Papà! Oh, papà mio!
No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia. Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali. Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie. Sì, presto, andiamo, papà. Prendiamo a sedere. Signorina Laura, portate via il professore! Papà, presto, andiamo! Su! Scimmia, nella sua furia, gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà. Imbecille, hai sbagliato la scena! Signori! Permesso! 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 Ma signore, toglietevi di me! Io sono morto, permesso! Permesso! Ma cosa fate qui? Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo! Tagliamo la cosa! Maledetti! Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste. Esiste! Ah, eccolo! Non esiste! Ignorante! Laura! Laura! Somma! L'uomo scimmia non esiste! Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto! Siamo qui. Abbiamo un mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni. Thank you.
rappresentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita. Questo sintetico maggio floreale parla per me. Toto, che fai?